a tutti cari amici di The Abusive Game e di WorldofWrestling.it. Amici, ma soprattutto amiche di The Abusive Game e di WorldofWrestling.it. E parenti degli amici e delle amiche di The Abusive Game e di WorldofWrestling.it. Qui è l'artefice, Jake in compagnia dello specialista Michel e dell'eremita Peppino. E vi diamo il benvenuto in questo secondo episodio del Chiedetelo agli Abusive. Ricordo che il Chiedetelo agli Abusive arriverà sempre di giovedì, tranne quando ci sarà il JMP pre-show. Che non arriverà, quindi, non è che arriva un altro giorno. Esatto, non arriverà proprio la settimana dopo. Salta. E ricordiamo anche che questa stagione sarà di ben 30 episodi. E ricordiamo anche una cosa molto importante che ci siamo dimenticati nel primo episodio. Io leggerò i commenti e il trash di gente che scrive in italiano, perché anche oggi, ragazzi, molti hanno fallito. La lingua che fu del Petrarca e del Dante, e io non ho tempo e voglia di correggere i verbi. Adesso non serve scrivere come Petrarca, però almeno scrivere soggetto, come... verbo, complemento. Andrebbe benissimo anche solo quello. Vabbè. Quindi ricominciamo la lettura di tutti i nomi. È un po' di mesi che non lo faccio, penso di non morire. Spero di non morire. Alessandro Tangianu, Andrea Sacchetto, Paolo Guzzoni, Pex 93, Davide Cardin, Luigi Luciano Scigliano, SLL 97, Matthew Lettio, Marco Diciano, Pippo Nicoletti, Anthony Russo, Kevin Paleari, Diamond Dogs IT Pro Club, Luigi D'Amico, Silvio Evo 10, Jack Fida, Freddy King, Splatterhouse Full I, Daniele Romanella, Stefano Geremia, Alessandro Zoccola, Valentino Spina, Mattia Tonnarelli, Mangix92VR, Scemo Chi Legge Ciao, Matteo Zigrossi, Pietro Nocera, Paolo Busolin, Alessio Bettinelli, Giuseppe Ravio, Dinembros Fan, Lori Airsoft, Dav95Full, Gold009, Blackjack, Steve Clan 98, Fed 2200, Christian Malizia, Marvin Battisti, Stealth Snickes, Busk, Matt 98, Davide Raccani, Hamza Latif, Christian Balbi, Benny Giuli, Valeraschi, Enzo Amore and Big Cass, Vittorio Cavazzi, Carmine Collins 99, Massimo Mangiotti, Pasquale Maisto, Tony Ciccione, Step 2000, DJ Pico 8, Manu 4872, Niccolò Benigni, Umberto Lorenzo Ciolino, Stefano Silva, Diego Pittarello, Stefano Silva, Alessio Rossi, Alessandro Mastrodomenico, O Big Money, Simone Di Masi, Fernando Rosiello, Seth Il Rollins, Forza Juve, DGL 15, Evil 95 GI, Simone Attanasio, Kevin De Micco, Yalp, Giuseppe Ottolino, Riccardo Gigliuto, Umberto Cannone, Cremo 91, Gabriele Rosselli, Piero Crea, Antonio Fortino, Frank 24, Giona, Biagio Porta, Malel Football, Andrea Catanzariti, The Notorious, The Phantom Blue, Leonardo Nicolodi, The Viper Archeo, Ivan PQ, Alex 03, Alex 03, Roberto Loddo, Mr. Sandokam, Ale John, Maxwell Force, Jenny Sannino, Patrick Vizitiu, Jenny Barrese, Filippo Mattesco, Marco Benavoli, Matteo Salina, The Smash Gamer 03, oh. Peri 37, Joshua Sina, Andrinter 96, Vincenzo 27, Federico De Giorgis, Matteo Sart, Michele Sapone, Alessio Fratanni, Riccardo Recrosio, Andrea Papagna, Marcello Andreiuolo, Matteo Venditti, Riccardo Bertoni, Raul Tujac, Gesù Risorto, c'è Gesù Risorto,
Bene, Lorenzo 28, Stefano Scorsolini, Frank Guttagliere, Jasar Daliposchi, Lorenzo Scorsolini, Alessio Pulcini, Matteo Carollo, Vince McMahon addirittura, Lorenzo 28, Giacomino Pisellino Sbarazzino, Nico. Ma quanti sono? Francesco. Buonasera, sono Nico. Francesco Basile, Matteo Carollo, Marco Di Giulio Maria, Enrico Gazzaforti, Jennifer Sanchez, Tragic Chimp 597 e concludiamo con Edo, che quindi è stato il primo a commentare, perché li ho letti dall'ultimo al primo. Stiamo registrando domenica 9 aprile, quindi se qualcuno ha scritto dopo le 18 di domenica 9 aprile, mi dispiace. Esatto. Kevin Paleari. Cosa si guarda due volte in edicola? Si guarda a tante volte. Ci puoi arrivare tu. Si guarda due volte in edicola la rivista. Bravo. Cosa fanno due timidi al Polo Nord? Rompono il ghiaccio. Cercano di rompere il ghiaccio. Esatto, vi do un consiglio, fatele veramente difficili, perché io le leggevo, me le appuntavo e so che lui sa rispondere. E lui non le sa. Io non le leggo, infatti. No. Daniele Romanella, se mangio una calamita divento più attraente? Però può venirti lo sguardo magnetico. Mangix92VR, che è il nostro Mauro Magnavacca, che a cui faccio i complimenti perché ho visto che si è laureato. Oh, finalmente! E dice, vi stavo aspettando, come re del trash e capostipite della rubrica, do inizio ufficialmente alla nuova stagione. Sei un del po' in trash. Ritardo, però va bene. E quindi cosa ci fa una lavatrice nel deserto? Aspetta, nella lavatrice nel deserto... Centrifuga. No, non ci puoi arrivare. Niente. Ti ricordo che è il capostipite del... infatti. Ma niente. Cosa fa? Niente. Ma va a fare... Magna vacca, per piacere, niente. Si stava scervellando, poverino. Giuseppe Ravio. Raviolo. Sapete perché un bue eccitato fa la testa... Fa la testa e muro? Anche questa non è in italianissimo. Sbatte la testa al muro. Sbatte la testa contro il muro. Un bue eccitato. Perché bue più bue fa 4. Perché così si fa la bua! Ma va! Bella però! È solo la seconda puntata, signori miei. Mamma mia! A livello della 30 morirò. Marvin Battisti. Ciao ragazzi. Che cosa fa una gomma dentro alla zuppa? Cancella il passato. Così lo sapevo anch'io. Matt 98 Trash, come si chiama l'agenzia di spionaggio della Turchia? Turchia, la Turchia. Per favore. Enzo Amore and the Big Cass, il marinaio spiegò le vele al vento. Ma il vento non le capì. Vedi che lui mi completa. Beh, questa è... Stefano Silva, se mi metto nel lago, mi pungo? Dai. Cosa fa un delfino nel deserto? Niente. No. Muore. Muore. Alessio Rossi ha addirittura fatto un trash a tema wrestling. Sapete perché si incara non si può copiare? Perché sbagliando si incara. No, no. Perché è unico. Non l'ha capito Peppino. No, l'ho capita. L'ha capita fin troppo bene. È becera come... No, era bella. Ma dai. Poi una puntualizzazione, Seth Hill Rollins che scrive: cazzo, mi sono sentito male a seguito di questo video, c'è troppo trash ed è solo il primo video. Effettivamente. Allora, Forza Juve DGL 15. Questa non è trash, però. Però. Qual è quella parola che se si pronuncia sbagliata è giusta e se si pronuncia giusta è sbagliata? Qual è quella parola che se si pronuncia sbagliata
è giusta. E se si pronuncia giusta, è sbagliata. Aspetta, ne ce l'avevo. È una, no, è una questione di accenti. No. È no. Questione che... Lui che fa dizione, magari. Ma perché? Non capisco perché si incanta il video nostro, però, qui. No, comunque non riusciamo. Sbagliata. Perché se sbagliata lo pronunci sbagliata, è giusto. Mentre se la pronunci giusta, però sbagliata, sbagliata. Fatico ancora a seguirla la cosa. Cioè, vabbè, se tu dici sbagliata... È giusto, se tu devi dire sbagliata e dici sbagliata, è giusta. Ma se tu devi dire sbagliata e dici giusta, è sbagliata. Vabbè. Cremo 91, altro Cremo. Trash sul wrestling. Sapete qual è il film horror preferito da Ivar Esler? È facile, ragazzi. È facilissimo. Il film horror preferito da Ivar Esler. È facile. Ci siete già anche saliti. Faliti. Ci siete già anche The Ring! The Ring. Ci siete già anche saliti. Ma lui sul ring non... The Phantom Blue. Sapete chi è l'uomo più furbo del mondo? Trump! Colui che ha inventato la supposta, la messa... Bravo. Roberto Loddo. Qua è il trash, Qua è il trash totale. Ma se esistono le freddure... Esistono le caldure... Che lui poi qua scrive cald molli. Ah, cald molli, freddure, vabbè. Si è gelato il sangue. È una freddura. Ale John, avete mai... no, questo non è... Questa è una domanda che leggerò dopo, ho sbagliato. Ah, ecco. Maxwell Force, il colmo per un astronauta? Nettuno. Eh? Nettuno. Jenny Sannino, dai, salvaci tu Jenny Sannino. Se lancio orologi per aria ammazzo il tempo, no? Il tempo vola. Il tempo. Jenny Barrese, ecco, questa è la migliore della settimana che io ho preferito. Mi ha fatto ridere. Allora, come fa mezzo litro di latte a essere intero? Vedete. Questa è una domanda esistenziale. Per i 37, sapete come respira un astronauta nello spazio? Non è che non può scrivere così. Devi dire una parola, no? Respira... vuoto. Con la NASA! Andrinter 96. Sì, ma allora devo dire... Qual è il pesce più disgraziato del mondo? Aspettane. Il pesce più disgraziato del mondo, la sogliola? La trota, il tonno, perché anche quando è morto gli rompono le scatole. Scatole del tonno. Guarda, adesso che l'hai spiegata tutto più chiaro, no? Riccardo Recrosio tocca delle vette. Delle vette. Non toccare quelle di bassezza. Lo sapete perché Rowley è sempre depresso? Rowley chi? Te lo dico, rispondo alla domanda. Allora. Sapete perché Rowley è sempre depresso? No. Perché è Mojo. Ma Mojo, ma dai! Anche questa è di Riccardo Bertoni, mi è piaciuta. La mano è la parte del corpo più buona. Sì. Perché è già condita. Lorenzo Scorsolini ha finito le battute in serbo. Adesso iniziamo quella in croato. Esattamente. Questa è vecchia. Lorenzo 28, ma lo sport preferito dai cervi è il bambi jumping. Dai, questa ci salva. Giacomino Pisellino Sbarazzino. In America viene investita una persona ogni 2 secondi. Bene. Nemmeno il tempo di rialzarsi. Ah, ecco, sempre quella. Poverino. Jennifer Sanchez, cosa fa la cellula di una pecora? O meglio, secondo me sarebbe, cosa dice la cellula di una pecora? Beh! Pecora! Mitosi.
Mintosi. Ma qua siamo andati. E siamo all'ultima. Finalmente. Marco di Giulio Maria che ci scrive: cosa fanno i due carabinieri in strada con un cucchiaio in mano? Imboccano la tangenziale. Imboccano l'autostrada. E poi ci tenevo particolarmente a dire la prima, che era Edo Edo, che dice: finalmente è tornata la miglior serie. E sotto Tragic 597 gli risponde: ma soprattutto la più ignorante. Beh. E questo è un motivo d'orgoglio. Questo per noi, fa capire che l'avete capito bene. Era partito come una roba seria. E lo dice lui, no? I primi episodi erano seri. Jack Fida. Tentiamo di restare nel limite. Jack Fida, bentornati, ci mancava un po' di trash. Gimmick preferita di un wrestler attualmente in WWE? Cos'è trash? Ah no, queste sono le domande. Gimmick preferita attualmente? Io vado tranquillamente con Finn Balor Demone, visto che mi parli di gimmick. Buio assoluto, eh? Allora, no, sai perché ce ne sono talmente belle che... Cioè questa poteva più ridere dal video. No, questo è ancora nel trash lui. Bray Wyatt. Per dire proprio quella un po' più... Non lo so ragazzi, non lo so. Bene, vai. Di Kane, di Undertaker, di... No, attualmente Undertaker se n'è andato. Odin è uno che c'è adesso. Di Nakamura. Anche Samoa Joe comunque. Ma non è una... Ma... Che gimmick è? Non è che siano tanto... Dico anche Bray Wyatt perché qua si distingue un po' di più dalle altre. Stefano Geremia. Raga, vi prego di dare una possibilità al gioco WWE Supercard. L'avevi giocato? Sì. Era bello? Sì. Ah, ma Supercard non è quello con la macchina che PS, parla. Quello era kit. PS, vi stimo e personalmente vi reputo i migliori. Nella vostra semplicità fate ridere moltissimo. E non so più che dire, purtroppo non sono bravo con le parole, ma spero di aver reso l'idea. Cuore. Bene, ti ringraziamo. Hai reso l'idea. Scemo chi legge, ciao. L'ha letto lui. Per voi Undertaker potrebbe fare un ultimo match tipo Survivor Series dove ha debuttato? Non sai che potrebbe anche essere. Esatto. Però se proprio devo dirla tutta, come biker. Esatto. Anche perché calcolando che il suo ritiro effettivo non c'è ancora stato. Cioè alla fine noi a WrestleMania abbiamo visto solo la fine del Deadman. Che poi, ha deposto il cappello, la giacca e tutto. Il Deadman non c'è più. Però la fine l'abbiamo ipotizzato noi, magari, anche quello. Magari lui non vuole più lottare a WrestleMania. Però magari. Sono tutte supposizioni. Però magari, vedi, deponendo le armi da Deadman, può presentarsi in altri match sotto le spoglie del biker e qua. Ci sta. Ma. Ecco, la risposta il sua tipica contrario. È. Ma. Fino a un altro ieri dicevamo che doveva ritirarci, adesso lo vogliamo. No, io è anni che dico che si deve ritirare, infatti, però per me non si è ancora ritirato. Finché e non danno come biker. Finché non danno una cosa loro ufficiale, non la diano allora. Poi deve essere operato all'anca, allora, gli devono sostituire l'anca e hanno detto che una volta fatta l'operazione non potrà più lottare. Il giorno dopo a Roma non si è visto nessuna manifestazione ufficiale in suo onore, nessun saluto, nessun niente. Come fanno di solito con i grandi che se ne vanno. E allora questo fa presumere che l'abbiano posticipata perché ci sarà ancora una futura apparizione, magari sotto altre spoglie. Però secondo me è un po' una tristezza ritirarsi così. È vero, se n'è andato come un cane bastonato. Cioè anche a Ric Flair gli hanno fatto la festa la sera colui dopo, che ha dato tanto la fargli la festa subito. Allora vedi. Dopo. Vuol dire che non è ancora il momento. Christian Malizia. Che musica, d'intesa. Che musica ascoltate? Band e cantanti preferiti? Oh, sembra di aver già risposto a questa, però. Ma io un po' tutta la musica buona. Buona musica di sicuro. Però per me anche molto quella strumentale, un po' molto jazz, blues, funky.
soul, tutta roba dove ci sono fiati, roba ritmica, quelle robe qua. Essendo trombettista io vado su quello. Io ascolto sinceramente un po' di tutto, veramente non faccio distinzione. Se devo rispondere alla band preferita, ti dico anche Coldplay. Anzi, se c'è qualcuno qua che gli avanza i 2 biglietti per il concerto di stasera del Coldplay e vuole mandarmeli a gratis, io sono ben disponibile a riceverli perché non sono riuscito a trovarli. Pialo lì, guarda te. Io ascolto Adriano Celentano, Mino Reitano. No, Rino Gaetano. Rino Gaetano. No, principalmente musica house, electro house. Poi se c'è anche altri genere, anche altri generi che siano, per notare la dizione proprio, siano forbita, delle belle canzoni. Non è che sono un patito di musica. Faccio andare bene quelle che belle. C'è. Vabbè. Stealth Snakes. E la band? Non ho una band. Da proprio io non ho la band. Non ha la band. Lui è un solista. Stealth Snakes. Seguite qualche serie TV. Non più come una volta, però proprio perché una volta seguivo tante serie TV, ho ripreso anche perché abbiamo già visto le migliori. Ho ripreso la quinta stagione di Prison Break, che è iniziata questa settimana scorsa. L'ho vista, bellina, bella. Non l'ho vista. Guardala. Io, però è uscita in inglese, sì. Credo che arrivi tra questa pochi settimana. Giorni su Fox. Ok. Ma soprattutto chiaramente io ormai ho l'amore incondizionato per il Trono di Spade, che ai quali io ogni volta consiglio di iniziare a guardare, ma loro non si fidano. Fidatevi. Spero che qualcuno di voi lo guardi e ne possa parlare con me. Io è da qualche anno che ho smesso di proprio seguire qualsiasi cosa in televisione, la guardo molto poco, quindi non seguo quasi niente. Le uniche cose che seguo sono le, non sono serie, ma sono delle, come si chiamano adesso? Fiction. No, Team comedy, quelle che team è com, l'operatore. Team sono le sitcom, però quelle degli adolescenti. Esatto, avendo bambini a casa ormai io mi sto facendo una cultura di questi filmettini qua per bambini, per ragazzini. Zoe 101. E torni giovane. Cos'è quell'altra? Anna Montana. No, Anna Montana Anna non fanno montata. Più. No. Quell'altra, Victor Victorious. I maghi di Waverly. No, Zoe. Quella Sam and Cat. Non conosco una. Cose a caso. Quella, no, dopo quelle che hanno lo web show come noi. È Selena Gomez. No. Oh. Cazzo, è quello lì, iCarly. Barbara Streisand. Queste cose qua che voi, scommetto, conoscete tutte. Io posso rispondere? Ok. Io attualmente non sto seguendo nessuna serie di TV. Avevo iniziato Viking, forse se non mi sbaglio. Ma solo perché il protagonista è doppiato da Maurizio Merluzzo. E poi inizierò magari a riguardarmi, a ripartire con Prison Break. È che a parte che tutte quelle serie lì ormai le danno sui canali che sulla TV normale non trovi, quindi io avendo ancora la TV degli anni dall'età della pietra cioè rimango a guardare Netflix e tutte queste diavolerie moderne. Esatto, io non riesco a vedere queste cose, mi tocca guardare iCarly, Sam & Cat e queste cose da bambini, purtroppo. Davide Raccagni, cosa sperate ci sia nel nuovo e prossimo videogioco WWE? La GM Mode, spero. GM Mode? Devo dirti GM Mode, ma io spero di più che non ci siano bug. E anche il 5 contro 5 di Survivor. Ah, esatto, insomma. Allora, Pasquale Maisto. O Maisto. Che io mi domando sempre se è parente di Peppe Maisto. Ti prego, potresti rispondere ogni tanto a questa 25. Domanda. Sì, perché no, ce la facciamo in 30. Per Michel, secondo te qual è la rivalità più brutta di sempre? Non lo so, ci ho anche pensato, però ti posso dire tutte quelle in cui è presente The Great Khali. Per Pepino, John Cena o Hulk Hogan? Hulk Hogan. Per Jack, qual è il tuo match preferito? No, dai, non potete farmi questa domanda. Bruciapelo. Posso rispondere quello domani.
che ho visto sabato sera. Dillo, rispondi. Frontier Championship Wrestling tra The Greatest e Bodom. Josh Bodom. E colgo l'occasione che probabilmente arriverà per intero o sul nostro canale o sul canale di Simone Altrocchi. Ragazzi, un match della Madonna. Della Madonna. E neanche a farlo apposta. Andiamo avanti con la domanda di Antonio Fortino. Ci sono wrestler delle federazioni indipendenti che vorreste vedere in WWE? Josh Bodom. Josh Bodom. Sì. Josh Bodom. No, stavo pensando a quell'altro, quello che sembra Eddie Gordo. Quello di colore, che non c'era sabato. Ah, quello che abbiamo visto quella volta noi. Com'è che si chiamava? Vabbè, dai, andiamo avanti. Allora, diciamo la prossima volta. Ha fatto di quei numeri. Bravissimo anche lui. Allora, Joshua Sina, cosa ne pensate del Superstar Shake Up? Non ne abbiamo ancora parlato. 5 atleti di Raw andranno SmackDown, 5 atleti di SmackDown. Allora, sta sempre bene. Sì, come il calcio sui maccheroni. Speriamo non facciano castronerie. Non dovevano fare il draft? Sì, è il draft. Ah, il draft? Ne cambiano solo 5? Mi pare proprio di sì. Madonna. Vabbè, 5. Matteo Carollo, come avete preso l'arrivo di Nakamura a SmackDown? Bene, molto bene, anche perché sono un fan di SmackDown. Considerato che io credevo andasse a Raw, tanto meglio se è andato così. Spero che lo Shake Up lo mandi a Raw. Non l'ho preso. Non l'arrivo di Nakamura. No, come non l'hai preso? Non l'ho visto. Cioè, non ho fatto niente, è arrivato il violino, ho fatto l'entrata. Sì, no, l'ho vista su YouTube o su Facebook, ma sinceramente... E concludiamo la settimana con una piccolissima pubblicità. The Smash Gamer 03 che ci chiede: ciao, volevo chiedervi cosa ne pensate del mio canale, datemi dei consigli, ne sarei molto felice. Fateci un salto e fatemelo sapere. PS, siete bravissimi. Post scriptum mio, The Smash Gamer 03, vi consiglio di andare a vederlo. È un nostro concittadino. Esatto. Anche per quello che abbiamo letto. Anche per questo l'abbiamo letto. Anche per questo rispondiamo alla domanda. Anche perché mi faceva particolarmente piacere. Noi ti diciamo di andare avanti, assolutamente. Sei all'inizio. Però da qualche lavoraci su. Da qualche parte bisogna pur cominciare. Impegno, dedizione, olio di gomito, sudore, sangue, lacrime e vedrai che risultati arriveranno. Fai tanti video e soprattutto non fermarti di fronte ai primi commenti negativi che ti troverai, perché sennò non fai più una cippa. E naturalmente questo è rivolto anche a tutti gli altri. Esatto. Fate video e fregatevene di quelli che vi dicono ma fai... Tutti gli haters che trovate, andate avanti. E quindi noi abbiamo risposto e salutato il nostro amico Marco, e perché questa settimana si può concludere qui. Esatto, siamo in ritardo. Strano. Vogliamo dire qualcosa in croato? Sì, perché in croato? Lo farei. Cioè adesso abbiamo, Anzi, direi, attivato anche la rubrica multilingue. Direi, potresti dare un consiglio a The Smash Gamer 03 in croato? Cioè, devo dirlo in croato? Sì, devo dirlo in croato. Aspetta che poi devo, chiudiamo. Devo capire com'è il croato. Io non lo so. Vediamo. Bifont to Christ don vol. Messaggio riscaricare. Ecco. È un messaggio comunque. Sulla base di questo. Riscaricare. Parti e messaggio riscaricare. Non poteva dirti niente di meglio. Esatto, quindi per oggi è tutto. Solo io. Noi ci vediamo, e il tempo è denaro. Il tempo è tiranno. Il tempo, come direbbero negli anni 80, è denaro. Noi ci vediamo sabato con Tony Fusaro, l'ha capita. L'ultima parte dell'episodio 27, se non mi sbaglio, dove andremo a giocare No Way Out, il pay per view di SmackDown, e poi domenica inizia la Road to WrestleMania. Per e oggi poi, è tutto. Dio, finiamo. Dall'artefice Jack, dallo specialista Michelle, dall'eremita Peppino. Alla prossima, ciao belli. People from Ibiza.